Noi diamo il benvenuto a Pierpaolo Sileri, Vice Ministro della Salute. Buonasera e benvenuto a Patrie. E poi Buonasera, grazie buonasera dell'invito. Al Vice Ministro Sileri, no? Vedere questa Venezia così meravigliosa ma anche così disperata sicuramente fa male al cuore, ma non solo. Vediamo che i numeri dell'emergenza sanitaria sono migliorati, invece quelli dell'economia sono drammatici, ne abbiamo appunto preso come simbolo Venezia, ma saremo costretti veramente a scegliere tra salute e lavoro? Cioè, quello sta succedendo? Beh, la salute chiaramente deve essere tutelata per prima, perché senza salute viene da sé che non vi è lavoro. Le società che hanno una migliore economia sono quelle che stanno bene dal punto di vista sanitario. È evidente che molto è stato fatto, molto ancora si può fare per aiutare le imprese che hanno sofferto, e la cosa importante adesso è ripartire. Oggi è una data importante perché, anche se gradualmente si riparte, 4 milioni e mezzo di italiani sono tornati al lavoro, i numeri dimostrano che il sacrificio che è stato fatto negli ultimi diciamo, 2 mesi è servito, perché oggi abbiamo osservato anche un ulteriore calo dei contagi, riduzione dei posti in terapia intensiva e posti ospedalieri occupati, il che significa che siamo andati nella giusta direzione. Ripartire con prudenza, ripartire con responsabilità significa poter ricominciare le attività che oggi ripartono e auspicabilmente in poche settimane. Ma questa prima giornata di libertà o semilibertà già si può giudicare? Avete fatto un bilancio? Ormai a quest'ora si può dire se siamo stati bravi e disciplinati? Ma guardi, gli italiani sono stati bravi e disciplinati anche nelle settimane scorse. Bravo. Al di là di casi sporadici, la responsabilità è stata diciamo, il minimo comune denominatore per tutti, e i risultati lo hanno dimostrato. Da ciò che ho letto sui giornali non vi sono stati problemi nella giornata di oggi, la gente si è mossa. Hanno usato la mascherina, io adesso qui ho la mascherina perché nella Regione Lazio è obbligatoria la mascherina al chiuso nei posti pubblici, quindi l'ho tolta e i vostri operatori sono usciti dalla stanza, e questo significa rispettare le regole. Rispettare le regole consentirà di tenere i numeri bassi delle eventuali infezioni future, perché è chiaro che vi saranno dei numeri un po' più alti a partire da 2-3 settimane da oggi, ma è un conto avere un piccoli numeri, un conto certo avere nuovi focolai. Aldo, questo è il riministro Sileri, perché volevo chiedere se è vero che questo vaccino, questo di Pomezia, di cui si parla molto, che ha sperimentato con un'università di Oxford, un centro di ricerca, è uno dei più avanzati, è così? Allora, Da quanto so io, sì, è esattamente così. È chiaro che però servirà del tempo prima di avere un vaccino, quindi ecco, non è un qualcosa che avremo dopo domani, serviranno diversi mesi. È sicuramente, fra almeno quelli che si stanno testando, quello che sembra in uno stato più avanzato, quindi è un'ottima partnership europea, perché diciamo via Oxford e anche oltre l'Italia altre nazioni, e ovviamente aspettiamo i prossimi mesi per Ministro, a proposito della partnership internazionale, perché il brevetto è di una multinazionale inglese, e che cosa faremo noi? Compreremo, ove riuscissero a fare presto e bene come speriamo questo vaccino, lo compreremo da una multinazionale inglese dopo aver contribuito con l'eccellenza italiana a realizzarlo? No, a dire il vero diciamo, l'Università di Oxford ha un centro, credo che sia uno spin-off dell'Università di Oxford, quindi dei laboratori dove stanno portando avanti questo vaccino. E francamente è molto prematuro ancora poter dire come sarà disponibile, come verrà acquistato, come verrà distribuito e quant'altro. A me piacerebbe capire come ci stiamo organizzando per comprendere quanti italiani hanno contratto il virus e quanti sono ancora contagiosi. Abbiamo cominciato i test sierologici, ma siamo abbastanza indietro. Per il momento servono a capire, se intendo bene, come si è mosso il virus e non a rilasciare patenti di immunità. In compenso abbiamo i termoscanner in stazione, che a mio modo di vedere, poi magari il Vice Ministro mi correggerà, ma
sono persino controproducenti, perché creano file e quindi assembramenti. Le stazioni sono grandi ma non enormi e non servono a nulla. Guarda, io sono sbarcato a gennaio a Orio al Serio e c'erano i volontari con lo scanner che misuravano la temperatura. Non è servito nulla, perché il vice ministro è un medico, lo sa meglio di me, e il termoscanner non individua gli asintomatici, non individua quelli che hanno preso il virus ma non l'hanno ancora sviluppato, non individua quelli che lo hanno già smaltito, sembrano essere usciti ma sono ancora contagiosi. Non è che questo termoscanner non servono a niente, vice ministro e professore, chiedo a lei. Allora, dottor Cazzullo, dottor Cazzullo che parlava, immagino. Sì, allora, sì. Io sono d'accordo con lei sul fatto che il termoscanner non ha un'attendibilità del 100%. I lavori scientifici degli ultimi 10 anni mostrano che ha una sensibilità intorno al 30-35%, perché è chiaro che tu puoi passare e non avere la temperatura. Io ne sono un esempio lampante, perché la notte che iniziai ad avere un po' di alterazione, il giorno prima avevo fatto dentro fuori al Senato e non arrivavo nemmeno a 37, voglio dire, avevo 36 e mezzo, poi la notte ho avuto 37,2, 37,4 e poi da lì ho scoperto di avere il coronavirus, perché ho perso l'olfatto e il gusto. Però è tipo un rastrello, intanto diciamo toglie una parte di quelle persone che magari hanno la febbre, non se la sono misurate, e magari quel 37,5 può essere una spia. È chiaro che non individua il 100%, però se già su un terzo dei soggetti può avere un'attendibilità, capisce che è un terzo di soggetti che possono essere tolti dal pool dei potenziali positivi, perché una volta che hai misurato la febbre, poi chiaramente serve la responsabilità, quel soggetto in qualche maniera deve essere controllato, deve fare il tampone e si arriva a una diagnosi. Sì, però sono d'accordo con lei, però è diciamo il meglio che possiamo avere per controllare gli ingressi dei luoghi più affollati. Allora, un'ultima volontà. Poi, chiaro, ci sono i test sierologici. Esatto, esatto. E come giustamente avete detto, questi dovrebbero essere utilizzati su un ampio numero di persone. Sapete i 150.000 adesso della gara che è stata fatta da alcuni. Sì, sappiamo sì. Che la Regione Lazio ha approntato anche un numero ampio di test, uguale ha fatto il Veneto, la Lombardia. Questo ci aiuterà a dare la dimensione di quanto il virus è permeato nella società, partendo da chi? Innanzitutto dai lavoratori, da quelli che sono stati a contatto con persone positive, coloro che erano vicino a qualcuno che è risultato positivo a un tampone, guarito, ma non hanno fatto il tampone i familiari o coloro che erano vicini, e via dicendo. Avremo una validazione sempre maggiore di questi test e potremo diciamo utilizzarli sempre di più. Insomma, so di incontrare nel vice ministro Sileri una persona attenta al tema, perché anche lui ha un figlio piccolo, molti di noi hanno figli piccoli. Stando a Pregliasco e alle informazioni scientifiche, i termoscanner, come diceva Annalisa, insomma, e i test, dobbiamo stare a casa con i figli. C'è un welfare familiare, nonché degli equilibri matrimoniali, ambientali, che si regge sui nonni, sugli anziani. Che dobbiamo fare? Che cosa riservate ai nonni da qui, diciamo così, alla fase 3 o alla fine della fase 2? Professor Sile, vice ministro. Allora, le faccio un esempio pratico. Mia moglie torna al lavoro dopo domani, ovviamente verrà messa prevalentemente in smart working, però ho chiesto a mia madre, con delle regole di ingaggio ben precise, cioè entra a casa con la mascherina e non toglie la mascherina per quelle 3 ore che farà da babysitter a mio figlio. Quindi questa è una soluzione, però è una soluzione per me, che ho mia madre che può venire. E se fosse in Toscana sua madre come si farebbe? Quindi se fosse tipo è chiaro che sarà necessario trovare soluzioni e aiutare le famiglie laddove è possibile con lo smart working, quindi lasciando diciamo, i lavoratori che hanno dei figli quanto più possibile a casa con lavoro a distanza, e aiutare poi le famiglie che questo non possono farlo, ovviamente con babysitter e con tutto ciò che voi avete elencato poc'anzi. Questo deve essere fatto anche in fretta, perché altrimenti l'Italia non riparte. In effetti volevo coinvolgere il Vice Ministro su questo, perché al Corriere della Sera arrivano moltissime lettere di pensionati lombardi che chiedono: quando potrò andare nella mia seconda casa in Liguria? Questa non è una cosa banale, perché intanto io sono molto perplesso su questa regionalizzazione delle misure prese dal governo. Cioè, Alessandro non è un cittadino laziale, Annalisa non è una cittadina toscana, io non sono un cittadino piemontese, siamo tutti cittadini italiani. Se uno ha la mamma a Capalbio, un laziale, no? Ha la mamma a Capalbio, non può andare, se ce l'ha a Montalto di Castro sì.
Se ce l'ha Gaeta può andare, se ce l'ha Baia Domizia dall'altra parte del Golfo, ma già Campania non può andare. La questione della seconda casa, non facciamo gli ipocriti o i pauperisti. Il milanese ricco che ha la seconda casa sul lago di Como o una tenuta in Campania ci può andare. Il pensionato che ha comprato il bilocale a Loano, dico Loano perché mio nonno aveva comprato un bilocale a Loano, non ci può andare e vuol sapere legittimamente quando ci potrà andare. Lei, viceministro, ha un'idea di quando si potrà andare nelle seconde case, allora, da una ragione all'altra? Lei sa che le mie dichiarazioni sono state anche un po' controcorrente, perché contrario all'autocertificazione. Come ben sa, lei voleva farci vedere anche gli amici, l'amico, la ringraziamo come per diciamo persona, esatto, ma la ragione mia è sanitaria, nel senso che non so, il mio testimone di nozze, io so chi è, so come rispetta la mia famiglia, io rispetto lui e quindi quando entro a casa per me è come un fratello. Ma al di là di questo, anche la seconda casa, sì, si potrà usare la seconda casa anche se fuori regione, ma il quando purtroppo potrà essere definito solo in base all'andamento dell'epidemia. È chiaro che tutti vorremmo una data certa, anch'io vorrei la data certa per poter andare in campagna con la mia famiglia, purtroppo non posso darla nemmeno a me stesso. E per il fatto del regionalismo, dei perimetri vanno dati, faccio un esempio per tutti. Se, come lei ha fatto l'esempio di Capalbio, ecco, se immagini che centinaia e centinaia di persone si spostano nella casa di campagna al mare Capalbio o diciamo nella campagna lì vicino, capisce che il sovraccarico per il Servizio Sanitario Nazionale di quell'area cambia improvvisamente rispetto a un movimento di persone imprevisto, ma soprattutto non solo imprevisto ma nemmeno comunicato tempestivamente. Certo, però che diciamo significa Loano, non Capalbio, mi servizio diretta, territoriale, se no poi servizio ci danno sanitario ospedaliero, ship. Servizio di controllo. Quindi questo sarà possibile e io sono convinto che il prossimo mese, se tutto andrà bene, come io credo, perché sono molto ottimista su questo, se le regole vengono rispettate, sono convinto che queste maglie si allargheranno sempre di più e torneremo a una normalità vincolata da mascherina e vincolata alla distanza, ecco. E quindi sarà possibile tutto questo, ma c'è un'organizzazione dietro, c'è un'organizzazione regionale che regolamenta quella che è la sanità e il controllo. Ecco perché anche se abiti a 10 km dal confine della tua regione, spostarsi per trasferirsi, fossero anche 2 mesi nell'altra regione, se tutti facessero questo si creerebbe un problema. Allora, lei ha parlato di mascherine, volevo sentire sempre il viceministro Sileri rispetto al prezzo delle mascherine di 50 centesimi, cioè prima abbiamo chiesto alle aziende di riconvertirsi e di produrle perché ne avevamo bisogno e non c'erano, adesso fissiamo un prezzo che non è sostenibile perché loro spendono di più per farle. Mi sembra giusto? Beh, il prezzo è stato fissato dopo delle interlocuzioni e quindi diciamo è stato fissato un prezzo equo e soprattutto che impedisce speculazioni sulla vendita delle mascherine. Se facevamo questo discorso una settimana fa, 10 giorni fa, si diceva si comprano le mascherine a 10 volte il prezzo. È chiaro che diciamo, il prezzo è stato stabilito dal commissario dopo le interlocuzioni che ha fatto e immagino che tutti coloro che hanno iniziato a produrre le mascherine, o almeno coloro che le hanno iniziato a produrre ma hanno avuto anche la certificazione, avranno la possibilità di interloquire con il dottore Arcuri e vedere una soluzione speriamo, chiaramente no, rispettosa anche di coloro che sono impegnati a fare. Già succede.